oggi abbiamo deciso di fare la What's in the Balloon Challenge. E come potete vedere abbiamo incelofanato tutto, perché all'interno di questi palloncini c'è una sostanza che noi dovremo indovinare. Chi non indovinerà la sostanza dovrà far esplodere il palloncino e quindi si sporcherà. Il vincitore ovviamente sarà quello più pulito. Ma quindi direi di partire subito. Partiamo. Facciamo così, iniziate a lasciare like perché sarà come sempre il solito casino. Esatto. Ok? Sto attendendo il fatto che... Ah, una cosa ragazzi. Dagli il tempo di mettere like. Ah ok, scusate, vi do un minuto. Ma è un minuto. Un minuto di silenzio. Stavo scherzando. Così, per il like. Quindi però. Dai, partiamo aspetta, subito. Aspetta, non abbiamo detto un'altra cosa. Che qua abbiamo una piccola pergamena, che svelerà che cosa c'è all'interno del palloncino. Quindi noi adesso dobbiamo indovinare, Mubi. Parti tu ad indovinare. Ovviamente no, non dentro... è che parto io, dobbiamo indovinare assieme. Dobbiamo indovinare insieme. Comunque certo. All'interno c'è la stessa sostanza. Ma lo posso toccare? Immagino di sì. Non so quanto ti convenga toccarlo. Vabbè, io sparo. Per me è farina. Per me invece sono quelle cose colorate, le polveri colorate. Dai, guardiamo quindi. Va tanto bene. Tu l'hai detto ormai. Io l'ho detto ormai. Non puoi cambiare idea. Anche tu. No, raga! Polveri colorate! L'ho detto che sono un tipo fortunato. Vedi, allora dovevo aspettare che lo dicevi tu così copiavo la tua risposta. Non vale. E perché? Potevo copiare anch'io la tua risposta eppure non l'ho fatto. Raga, mi sono dimenticata di tapparmi le orecchie. No! Girati un attimo, Katie. Dai, raga, non posso crederci, cioè. Mamma, ma sono rosissima! E quindi io sono salvo, non devo farle esplodere e cambiamo sostanza. Che bello questo verde, abbinato col mio rosa. Ma perché non si fermano? Sono ancora più pericolosi. Mi è abbastanza fermo. Ma poi è scurissimo, non si capisce niente di che cosa c'è dentro. No, è vero, non si capisce. Dillo prima te. No, adesso lo dici prima te. È comunque un'altra polvere. Tu prima cos'è che hai detto? Io ho detto farina prima. Ma quindi potrebbe essere farina, no? Non lo so. Dai, dillo, spara! Per me è farina. Dico okay, farina. Tu farina, l'accendiamo. Anzi, aspetta, cambio! No, cambio! Boh, tipo il curry con la cannella. Devi dirne una, Luca! Sono indeciso. Tipo borotalco. Il borotalco? Potrebbe essere borotalco. Potrebbe essere borotalco, sì. Io dico borotalco. Boh, io dico cannella, mi ha fatto venire in mente la cannella. Non si sa mai. Va sparo. Bene. Dai, allora guardiamo. Guardiamo. No, l'avevo detto. Farina, no! L'avevo Ma detto prima! Ma dai, io l'avevo detto, ho cambiato idea, perché? No! Tutte e due dobbiamo farlo scoppiare. Ma perché sembrava diverso? Vai prima. Andiamo assieme. Aspetta, voglio tapparmi le orecchie però. Ma come fai, Katia? Non puoi. Ce la faccio. Vado, 3, 2, 1. A me sei fermato proprio. Guarda, ho un nido in testa. Mi devo scrollare. Scrollati! Ne sei proprio sicura? Sì, scrollati. L'avevo detto però, eh. Raga, io sono piena proprio. Cioè, Bubi, appena mi muovo un secondo mi cade negli occhi. Perché si vede che ce l'ho tutta tipo qua in fronte. Vabbè, possiamo guardare adesso? Sì, hai perso, devi farle esplodere. Perché? Cosa ho detto? Non so, abbiamo guardato il bigliettino e l'hai perso. Ma non abbiamo guardato ancora, Luca, è qua il bigliettino. Io ci provo. Caspita, adesso è difficile. Ah, ma stai già guardando? Sì, allora. È una roba liquida, indubbiamente. Sì, quello sicuramente, è vero. Sembra uovo. Uovo? Sì. Ma tantissimo uovo. Boh, magari diluito con l'acqua. Mischioso nello stesso. Ma tu lo stai toccando? No.
Ma senti, l'ho appena visto. Guarda che trasparente sta cosa, ti vedo, No, dai, aspetta. Per me è uova. Vabbè, dai, dobbiamo prendere una decisione, Katie. Vabbè, ma tu l'hai già detta la tua. No, non l'ho detta, posso cambiare, no? Anche te lo stai cambiando, tu no? Hai detto un uovo. Quindi che cos'è secondo te? A sugo. Sugo, l'accendiamo. Sugo. Ok, sì. Io dico... succo. Okay. Succo all'arancia. Okay. O comunque un... Hai già preso bigliettino, ti ho visto. Cos'è che hai detto tu? Sugo. Raga, è salsa di pomodoro, non ci posso credere! Ma no, ma che salsa di pomodoro è? Troppo liquida! Te la devi prendere col doc, con l'ele, cosa vuoi? Raga! Vado, raga. Mi toppo le orecchie e gli occhi. A me è andata bene. Aiuto. Dai, cavolo! Aspetta, è come prendere una medicina, devo avere il tempo! Ha schizzato ovunque! Su tutte le telecamere! No, sul telo bianco! Io l'avevo detto di proteggerci di più! Aspetta, no, devo controllare! Bella fresca, tra l'altro, grazie! No! Tutto sporco! Io non ho parole, veramente! Nemmeno io! Quindi andiamo avanti, tanto ormai. Bobby, mi sento qualcosa in testa che mi cola. C'ho tipo una pizza in testa. Ma non mi dire. Va bene, Bobby, adesso passiamo all'altro. Questo gioco mette un po' d'ansia. No. Parti tu, che cosa vuoi dire? Che secondo me sono cereali. Tipo, cereali comprendono quindi il riso soffiato, tutte le forme di cereali. Per me sono coriandoli. Vai, apriamo. Cavolo, sai che forse hai ragione. Sono coriandoli. Coriandoli, yuppi, ce l'ho fatta. Dovrò farmi esplodere dei coriandoli sulla testa. No, che sfortuna. Vado, 3, 2, 1. È stato divertente, no? Si dovevano appiccicare addosso. Sei tu che dovevi avere la salsa di pomodoro, non io. Ok, raga, buona fortuna. Grazie, Lele. Grazie, prego. Aspetta, bravo, che vado dietro al tendone. Che è del cielo, fan. Sì, bene, Katia, a noi due. A noi due. Io non ho proprio voglia di... Ma stai già guardando. Vedi tu, cosa devo aspettare? Ma sto giro non si capisce proprio niente. È la prima cosa che dici. Per me è latte. Ma va. È acqua. Per me è latte. Vabbè, tanto l'hai detto, acqua hai detto, quindi guardiamo. Perché sono sporca come non so che cosa. Latte! Katia, non fare la splendida, fai la splendida, cosa fai la splendida? Fai il latte puzza pure, tutte queste cose profumate, belle. Fai freddo, potevi scaldarla! Guarda che mica te l'ho messo io, cosa ne so? Lele! Ghiacciato, preso dal frigo proprio! Fa freddissimo, cioè non ti vedo i capelli da qua, hanno la forma del palloncino quando esplode. Prossima manche! Non è finita qua, dobbiamo andare ancora avanti. Esatto, prossima manche. Ok, ma no, Katia, si è spenta la TV durante tutta la scena. Vabbè, meglio. Tanto avevano scritto se potevamo fare un minuto di silenzio per la TV che trasmetteva sempre la stessa cosa, cioè le nuvole. Quindi all'infinito. All'infinito le nuvole non hanno tutti i torti, quindi meno male che si è spenta. Va bene così, dai. Ok, ci siamo, Katie. Credo che questa sia l'ultima sostanza. Aspetta, guardare, dobbiamo dirci 3, 2, 1. Ma che gioco 3, è? 3, 2, 1, l'hai detto. Però io non riesco a concentrarmi, c'è una puzza di latte, ma quanto era andata male, Katia, Lele! Qualche giorno sicuro. Mamma mia!
Beh, Luca, non ti lamentare. Non riesco a concentrarmi, non riesco a capire pizza, che cosa sia. Mi sento. Sembra cacao. Io ci riprovo, per me questa volta è cannella. Per me è cacao. Ah, cavolo. È vero, può essere cacao. Ho visto. Stai già guardando? Certo. Ma dai. Arrivo anch'io, aspettami. È cannella! Yeah! Raga, sono troppo felice. Sono felice, felice, felice. Luca. Va bene, tocca a te, Bupi, vai. Lele, prima mi avevi fatto intendere che era cacao. Ma io non ho fatto intendere nulla. Sì, ma quando ci ho detto cacao mi hai guardato. Ma non è vero, io non mi schiero con nessuno, io sono per il divertimento. No. Aspetta che vengo di là che voglio vedere in diretta come ti esplode. Cacao meravigliao. Va bene. Cacao meravigliao. Basta! Vai, Bubi. Mamma il timpano, mi dimentico sempre di tapparmelo. Ma ti dicevo, ma dove è andata la cannella? Mi sa che se l'ha respirata un po'. Ma dai, cannella e latte, top. Pensa se era peperoncino, ti è andata bene. Respiro. Guarda che si vede nell'aria tutta la cannella. Che buona, raga, la cannella io la amo. Bene, abbiamo finito, giusto? Sì, sono finiti i palloncini, basta. Sono finiti. Se vi è piaciuta la nostra What's in the Balloon Challenge, non dovete fare altro che lasciare un like e condividere il video. Esatto, così sappiamo che cosa ne pensate dei nostri video e se vi è piaciuto. Inoltre, cliccate qua sotto nella campanella, così potrete rimanere sempre aggiornati sui nostri video con una notifica che vi invierà direttamente YouTube. Nel caso non ve la dovesse inviare, non vi preoccupate perché noi tutte le sere alle ore 21 pubblicheremo un nuovo video, tranne il weekend che invece... non lo so, facciamo altro, ci abbronziamo, ci laviamo. Sembri una macchinetta. E allora? Comunque nei commenti scriveteci anche che altre sostanze dovremmo mettere dentro i palloncini per continuare questa sfida, perché ci sembra veramente bella, sì, e divertente. Ne faremo molte altre e useremo gli ingredienti che ci scriverete qui sotto. Inoltre, ragazzi, qua sopra metteremo il sondaggio, così potrete dirci chi ha vinto secondo voi, perché noi a questo punto, perlomeno io, non lo so. Ma guarda, io sono completamente sporco, mi faccio vedere. Fatti vedere, guarda. Da me, infatti. Sono diventato un cowboy. Sono un cowboy. Io, aspetta, mi alzo anch'io. Mamma mia, ragazzi. Guarda lì, beh, che roba. Lele, mi sa che dovrai farla anche te. Cioè, mica ti lascio così. Ti sei divertito, no? Ti sei divertito? A vederla sì, farla non lo so. Facile così, Lello, mi sa che tocca a te. No, no, no! Bam! No, ma io ce l'ho ancora! Ah, certo, lo faccio esplodere! No, Luca, lo faccio esplodere! Non lo farò mai esplodere perché sennò non vale. Bravo. Però mi devi dare il... Bravo. Ti torno di qua. Ma che tenero. Ciao a tutti.